E buongiorno, 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 buongiorno. Sono un po' cotto dopo ieri, quindi vi chiedo di essere gentili e tranquilli questa mattina. Buongiorno, grazie a Fnip per i suoi 13 mesi, il non Mattia Pascal per i 32 e Clomar per i 41. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono un po' provato, lo sono, lo sono. Allora, delle conferenze del 14 in realtà si sa. Si sa. Allora, Take Two, eccola qua. Devo. Vabbè, non l'ho corretto, amen, ricordatevelo, segnatevelo. Abbiamo semplicemente Take Two alle 7 e un quarto. Take Two alle 7 e un quarto, perché poi ci sarebbe Capcom, ma alle 11 e sinceramente preferisco recuperarmelo il 15. Perché Capcom non è il 15 ma il 14 alle 11 e il 15 giugno invece abbiamo Nintendo Direct alle 18. Adesso vediamo se seguire Bandai Namco perché è alle 11:20. Non puoi rivedere il past perché non li ho. Allora, per quanto riguarda queste live delle 3, non le sto facendo uscire su Twitch. Per eccesso di sicurezza, visto che Twitch stessa ha detto occhio, i copyright, non copyright, grandi cazzi. Allora cosa ho fatto? Ieri sera ho vietato a Twitch di salvare il past automaticamente e ho registrato io la live ieri sera e l'ho ricaricata su YouTube. La potrete vedere da stasera. Purtroppo è così, la potrete vedere da stasera Ah, sì, e mi fine. ricordo. Fine. Grazie a Dalfril per i 100 bits. Buongiorno Gattone, le si vuole molto bene. A lei, grazie mille. Grazie anche a Joker Muse. Saluti, signor Gatto. Sono arrivato a 4 mesi. La ringrazio per tutta la compagnia che mi regala. Mi permetto di chiedere una delle sue benedizioni per trovare un lavoro che mi dia una serenità e soddisfazione. Le si vuole bene, sempre meno di 3. Tanti, tanti auguri e grazie mille. Il copyright delle musiche in conferenza, sì. Già la prima conferenza, nonostante io abbia tolto l'audio, su YouTube ha dato dei copyright, solo che su YouTube danno il copyright ma non partono subito con gli strike, quindi è una roba abbastanza tranquilla, al massimo non monetizzano. Su Twitch sono molto molto più incazzati e quindi per sicurezza preferisco evitare. Dicevo, la prima conferenza che ho caricato, che è stata quella del kick-off del Summer Game Fest, ha dato copyright su YouTube e che altro, che altro, che altro? Sì, per i trailer, per i trailer. Leggevo che quella Microsoft non dovrebbe dare problemi di copyright, ma se questa cosa fosse vera, la lascerei direttamente su Twitch. Adesso vediamo. È andata molto bene ieri, molto bene. Il gioco è molto 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 bello e lo Ah, consiglio a sì, tutti i mi possessori di ricordo. PS5. Ciao Jules. Grazie anche a Megaleo. Buongiorno gatto, siamo quasi un anno. Mi potrebbe fare una benedizione per quest'estate con la sensazione che sarà turbolenta? Ammazza. Tantissimi auguri per la sua turbolenta estate. Phil diceva così. Adesso, guarda. Allora, facciamo sta live stamattina, poi cerco di riposarmi perché noi ci rivediamo poi, non riesco a leggere fino là, stasera alle 7 per il Wholesome Direct, ovvero il direct dedicato a tutti i giochi tranquilli e pacifici, quindi probabilmente mi farò una grande pennica. Subito seguire da Ubisoft che invece ci avrà morti, ammazzati, sparati e grandi botte. Domani Xbox e Bethesda, Square Enix e il PC anche domani. A che ora è il PC? A che ora è il PC? Aspettate, il PC domani alle 23:30. L'ho finito in 11 ore. C'era di più, solo che le secondarie era più che altro raccogli
collezionabili piuttosto che vai lì, fai questo. Non ho avuto cazzo, sinceramente, di farle secondarie, quindi sono andato diretto di trama. Grazie al nonno di Masauro, buongiorno gatto, si passa per il rinnovo e si va a lavorare. Un enorme grazie per quello che fa. Grazie a lei e buon lavoro, grazie mille. Grazie anche a Laura. Ciao gatto, io e il mio ragazzo abbiamo seguito i tuoi problemi di salute e ci Ciao, auguriamo che lavoro tu che stia tu meglio. assolutamente, Grazie, ma certo. grazie. Sto meglio, sto meglio. Adesso però inizierò anche a ridurre la quantità di ibuprofene Ah, perché sì, vorrei mi stare ricordo. anche meglio, perché non sto dormendo veramente più. È una situazione un po' fastidiosa e drammatica. Vaccino tutto a posto, nessun tipo di problema. No, non mi ha dato il fastidio il caffè di ieri, però c'è anche da dire che non sono andato di corpo. Grazie a Federpris che regala la sua bagnetta. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Direi di non creare casi in chat per cagate, su via, dai, andiamo avanti. Faranno vedere altro Far Cry 6? Sì, secondo me faranno vedere altro di Far Cry 6, perché non hanno appunto dato le informazioni, quelle che avevano dato a noi, ovvero tutte le parti di armatura che ti cambiano il modo di giocare, dandoti più difesa, più attacco o più steltaggio, insomma. Grazie a Cocorito per i 100 bits, buongiorno! Grazie anche a Simo, bella gatto, la seguo da quando giocava a Power Rush Simulator, beh, da poco. Grazie a Tiam, 35 come le ore di live che ha fatto ieri, Ah, quasi. sì, mi Come sta il ricordo. chiurlo? Bene, bene, però non sono andato in bagno, dopo vediamo se dovrò andarci durante la live. Grazie a Dayato per i 25 mesi. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Quindi qualcosa di GDR? Sì, ce l'ha, ce l'ha. Un tavolo buono Grazie che a conosco il Raiden proprietario, per i ma suoi certo. 6 mesi. No, non credo, prossimo Assassin's Creed. No, no, troppo presto. Troppo, troppo presto. Ah, sì, È mi appena uscito ricordo. l'altro, no, no, non credo. Ne fanno uno all'anno di nuovo adesso di Assassin's Creed? Boh, mi ricordo. Grazie ad Alfir, nonostante una pesante contrattura delle costole. Madonna, siamo qui e speriamo una pronta guarigione. Tantissimi auguri. Tantissimi, cazzo. Vabbè, da ieri, Federpiss, ok. Eh sì, forse qualche DLC di Valhalla. Ogni due esce, ok. E non lo so, forse si vociferava un nuovo mezzo cambio di direzione nel mondo di Assassin's Creed. Boh, 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 non lo so. Parte per uscire un capitolo alla Rogue, mentre il prossimo Assassin's Creed principale non prima del 2022. Non sarebbe male un capitolo magari un po' più piccolino. Vediamo, vediamo. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Babi, grazie Gattone per tenermi compagnia e strapparmi una risata nonostante mi sia appena lasciata con il ragazzo. Oh no! Dopo 5 anni! Vabbè, lei si sieda lì e mi vedrai creare videogiochi stamattina. Ci sarà proprio questo. Ringrazio anche a Tabitka, ma salve a tutti. Uso questo messaggio per fare un plauso a Gabriel. Ah, sì, mi Ho ricordo. iniziato a fare moderatore per la Jalapas Band, sto uscendo di testa con i boomer. Madonna. Grazie mille. Questo periodo si lasciano tutti. È un periodo un po' difficile per le coppie, lo capisco. Remake dei vecchi. No, perché non piacciono i vecchi. Ormai il vecchio tipo di Assassin's Creed non piace, lo hanno dimostrato in più modi con il nuovo cambio, cioè con questo cambio generazionale stanno vendendo uno sproposito. Assassin's Creed ha trovato il suo nuovo, come si dice, il suo nuovo mondo, ecco, e difficilmente torneremo indietro. Se non vi vogliono, non vi meritano. Tabitka, regala la sub a un balcone e a Jonathan. Grazie mille.
È diventato troppo enorme per i miei gusti Assassin's Creed. Eh sì, però il pubblico di Assassin's Creed vuole quello. E stiamo parlando di un pubblico che generalmente compra quello e gioca poco altro. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. E giocano solo Assassin's Creed, se lo spolpano, se lo giocano dall'inizio alla fine, le grandi grandi ore, così. È così. Vabbò, dai, iniziamo a giocare stamattina. Appena parte. Eccoci qua. Oh, scusate, devo togliere il gatto delle tre. Opla. Io sto qui giù, non so se... È un po' altino l'audio. Meglio? Sì, mi ricordo. Grazie a Baliru per i 6 mesi. Però abbasserei ancora. Prova. Basso ancora. Poi vediamo in game com'è. Vediamo in game com'è. Allora, lezioni guidate, perché programmazione libera non me lo fa fare. Va bene. Io sto tenendo i cosi separati perché dicevano che... Oh, cazzo. Mi metto qua. Muoviti e salta. Non salta, non è vero? Non è vero che salta. Cioè, B salta, c'è scritto, ma non salta. Come la mettiamo? Il tasto B funziona, ve l'assicuro. Bisogno d'aiuto? Eh sì. Sì. Ciao Bob. No, è fastidioso Bob come salta e si muove. Sì, perché il tasto... Se premi B, personaggio non salta. Ah! Era un trick. Grazie Tricky Traps per i 36 mesi e Gramps per i suoi 5. Era un tricks. C'è un motivo, vedi? Vedi? Ah, sì, mi ricordo. Questo gioco è in fase di sviluppo, giusto? Grazie a Mercrat per i 7 mesi. Così come adesso potresti passarci ore e ore, ma non riusciresti ad ammazzare di un millimetro. Eh beh, certo. No, non mi arrabbio. È che si arrabbia. Ah, sì, mi ricordo. Se ci tuffiamo nella programmazione, sarà presto pronto e finito. Dovremmo andare dietro le quinte per farlo. Certo. Più. Il regista dice, sei Bob, piacere di vederti. Un saluto al signor Squadrato. Grazie all'apatia, buongiorno Gattone, sono già 7 mesi, come vola il tempo quando ci si diverte. Grazie mille. Ehi Bob, c'è Boeing. Ah sì, mi ricordo. In che senso? Ah no, c'è Bob, Boeing, ok, non avevo capito. Ti benvenuto nel programma, sì? Vorrei conoscere gli amici? Prego. Si chiamano Nodon. Ah, come i nodi, ok, interessante. Da ciò che su Nintendo Switch vivo un'infinità di Nodon, va bene. Se li fai venire qui nello schema del programma e poi colleghi tra di loro, e voilà, puoi programmare un gioco in men che non si dica. Questo posto si usano i Nodon per programmare, si chiamano niente po' di meno che... Mi aspettavo qualcosa di più scoppiettante, ma ok. Felix, ma sono già 14 mesi, che è la stessa somma dei famosi 7 fratelli più le consorti. Incredibile, eh? Sei un sacco, Felix. Grazie mille. Tu devi essere io. Anche quel gioco che poco fa, o meglio, quella parte di gioco è stata programmata qui. Usiamo questo laboratorio di videogiochi per finire quel gioco. Bene. Perché sono un po' stanco, ho fatto 14 ore in live ieri. Non preoccuparti, non è nulla di complicato, faremo in modo che premendo B il personaggio salti. Certo! Ah, c'era proprio il pulsante che non era collegato. Va bene.
Ma allora non devo usare questo coso qua. Io pensavo che servisse. Allora mi attacco al Joy-Con. Facciamo così. Nintendo ha capito tutto. Si sta rendendo più facile la creazione dello squadro di giovani programmatori di videogiochi. Lascia fare. Per il pulsante non ci... Ok, subito. Ok. Visto il personaggio nello schermo del gioco, beh, è una mia personale creazione. Ok. Ah, lui è proprio il personaggio, ok, è il, lo schema del personaggio con i suoi movimenti. Grazie a Clomar per 200 bits. Va bene. Tieni premuto A, ah, devo tenere premuto A, sposto il cursore. Bestia, com'è veloce. Perché non ha funzionato? Ah, nel salto, giustamente, perché sono un coglione. Ecco qua. Ora il personaggio salta se premi B. Ok. Perché non andiamo a controllare meglio lo schermo del gioco? Oh yes. Perfetto. Grazie Martons, gran festoni e a tutti, grazie mille. Ok. Modestamente. Ok. Tu devi essere Igos. No, si pronuncia Igos. No, interessante. Oddio, imparare a programmare mi sembra un po' eccessivo, però va bene. Ho la stoffa, modestamente. Il fenomeno con la stoffa. Sì. Proprio come abbiamo fatto ora, dovremmo... Ok. Certo, certo. Perché ci metti più tempo con le cazzate di contorno. Ti va di prendere la parte... Sì, 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 andiamo avanti. Grazie a Frab per la sub. Da una parte una bella scorta di giochi che fanno al caso nostro. Bene. Ormai posso aprire la mia software house. Praticamente cosa fatta? A stasera, Wise. Sì, sì, Bob è molto caffeinato. Sette giochi per... Sette fratelli? Sì. Nella prima lezione creeremo duello tra... Duello tra le sfere. Un semplice gioco di inseguimento, va bene. Rotola che ti passa. Sfrutteremo il... Ah, ok. Però questo non posso farlo. O forse lo posso fare solo con i Joy-Con. Va bene. Caccia gli alieni. Piattaforme pericolose. Oh no, è esploso. La stanza dei misteri. Quanta varietà. Un gioco di macchine. E avventura in 3D. Un po' generico, ma sembra Mario. Sì, vai. Prima lezione. Sì, proprio scrivermi anche più di due righe per volta. Oddio, chi è questo qua? Alice. Bob e Alice, perfetto. Avevo notato. Sì. Non ti scordare il mio nome e non chiamarmi Bob. Beh, sei Rosa, ti chiami Alice, ho capito? Sì. No, beh, ho capito in realtà. Un giorno vorrei segnare che è indispensabile che tu capisca il mio meccanismo, va bene. La cosa che fa ridere è che... un giorno programmato per programmare una serie di giochi. Sì, è un gioco programmato per programmare una serie, incredibile. Va bene, per questo ho organizzato i checkpoint per aiutarti. Vieni a trovarmi al checkpoint 1 della prima lezione. Ok. E questo è il checkpoint, perfetto. Vado. Roy, buon digattone, mi faccio una benedizione piccola che sto cercando di platinare Red Dead Redemption 2. Ammazza, manca poco e allora tantissimi auguri e complimenti. Ok, credo... Sì, ho capito che... Minchia però, no? Questa tutta... Questa prolissaggine. Sì. Vediamo come te la cavi, vai. Sì. Ho preparato qualcosa che penso possa servire. Si chiama manuale di Alice. Sì, ok, ho visto. Sì.
Subito. Sì, pulsante persona. Cazzo, però sono un po' prolissi, eh. Allora, sì. Mhm. La vedo. Proprio salta. Salta. Ok, però non si muove, è noto. Va bene. Ma questa roba me l'ha già spiegata. Sì. Sono io, sì. Dai. Questo è lo schema del programma, quindi immagino si possano creare nuovi input per fare avanti, indietro, destra, sinistra e azione. Sì. Sono qui per aiutarti passo dopo passo nel mondo della programmazione. Che cazzo però, Tutto sommato carino perché costa 30 euro. Sì, costa 30 euro. No, no, ma è una cosa assolutissimamente carina per magari anche i più giovani che vogliono imparare a sviluppare. Semplicemente troppo prolisso. Semplicemente troppo prolisso. Peach, gattone, sono qui per invocare la tua benedizione, che la tua fortuna mistica mi possa aiutare nella mia gara artistica. Tantissimi auguri a lei e grazie. Fanno un pulsante, viene premuto? Noi... Sì, ok, questo è chiaro. E no, Don Persona invece collega il pulsante input al pulsante persona, va bene? Quindi devo creare un nuovo nodon pulsante. Sì. Ah, ok, quindi in base a dove piazziamo il nodon persona, compare il personaggio sullo schermo, interessante. Ottimo, Fuffi, ottimo. Ok. Vediamo, facciamo una prova. Posso? Non posso. Ah, ok, lo doveva dire. Sì. Va bene. E adesso facciamo così. Andiamo a vedere. Ed è effettivamente spostato. Ok. Lo schema del programma è dove... Ma sì, vabbè, ho capito. Quante volte me lo devi ripetere? Minchia, posso rimetterlo al centro? Ok. Poi inclinare L, questo... ok. Mm-hmm. Va bene. Mentre tengo premuto Z o L. Ah, c'è lo zoom. Ok. Ho fatto. Quanto lo devo fare? Grazie. Sullo schermo valido ti posso confondere un po' le idee. Ok. Mm-hmm. Va bene. Va bene. A posto. È andata molto bene ieri. Secondo me schema del gioco, premendo B la persona saltava. Si confermo. Ed era lui a occuparsene. Giustamente. Sì. Ma perché mi sta rispiegando le stesse cose? Ho capito. Sì, che palle, sì. Ok, appena viene premuto B manda il segnale, certo. Quindi devo creare nuovi input. Matthew, bella gattone, potresti darmi una benedizione per l'esame di chimica che avrò a brevissimo? Tantissimissimi auguri, Matthew, grazie mille. Ma capito? Sì, mi ricordo. Mi sta spiegando in parole super semplici come cazzo funziona una programmazione, però cazzo, troppo. C'è la possibilità, la spiegazione per grandi? Eh? Cliccando di sì per un ripasso, non mi pare proprio. Sì. Ma sì! Sì, sì, sì. No, è assolutamente pensato per i bambini. Però è una roba che credo che possa essere tranquillamente godibile anche per un adulto. Basterebbe dire sei un bambino e me lo rendi un po'... Me lo stringi se non sono un bambino. Sì. Come ricapitolare? Sì.
No, non è complicato, sono d'accordo, non è complicato. Che non salta più. Cosa succede? Che non salta più con la X. Ah no, devo strascinarlo. Ah no, lo seleziono e poi lo premo. Ok, non devo trascinarlo. E vado di qua, se premo B non salta. Ma sì, grazie al cazzo. Va bene. Sì. Certo. Ok. Va bene. A posto. E adesso salta. Sì. No, no, ho capito, è fondamentale. E adesso salta. Adesso salta, è certo che salta. Sì. Ora che sapevo cosa succede dietro le quinte e cosa appaiono. Sì, sotto una tru, certo, certo. Madonna, che pesantezza. Oh, sì, ho capito, Ne vedrai delle belle nella tua avventura nel mondo della programmazione. Vediamo. Mettiamocela tutta. Oddio, era solo questo. Sì. Vedo che sta provando il tool di sviluppo per realizzare BioMutant. Sì. Ok. Ok. Far saltare. Non può saltare, ok? Ma sì, ho capito, Devo andare nel programma e farlo saltare. Sì. Sì. Però se premo B non salta. Ho capito. Posso? No. Vuoi cambiare qualcosa se vuoi prendere quella mela? Mi posso arrangiare? Mi dai via libera? Grazie. Niente, non mi fa zoomare. Ho capito, però mi stai... Mi stai dando già la soluzione. Sì. Porca puttana. Le. Oh, guarda un po'. L'ho fatto in live, Mac, Finn. L'ho provato in live. Le ho capite le basi, le ho capite. Li superiamo i checkpoint, va bene. Manuale di Alice, certo. No, non è Bob lei, lei è Alice. Mi raccomando. Sì. Ok. Quindi possiamo andare avanti. Quindi adesso torna Bob. Ma non... Ah, superato, terminata. Ok, tutto qui quindi. E i puntini sotto sono... No, secondo me qua ci sono 7 lezioni. Ah, infatti dice durata circa 40 minuti. Per forza, se mi devono raccontare ogni buco del culo, 7 lezioni, visto che ce l'avevo preso, ho visto subito. Posso ricapitolare? No. Perché non ho capito, Allora, duello tra le sfere. Non c'è niente. Sono io. Grazie. Vai. No, non me lo sono scordato. Due nomi ci sono, Bob e Alice, è difficile. Sì. Ok. E coso, Mario... Com'è che si chiama quello dove... quel gioco di Mario dove si menano Mario e Luigi uscendo dal... dai tubi. Col tuomp al centro e i nemici che continuano ad arrivare. Se per bambini non è una distrazione il pallino che si agita come un cocainomane, effettivamente. Grazie a Sete, maggiore di 3, signor Gatto. Grazie mille, 6 mesi. Com'è che si chiamava il gioco di Mario? No, no Smash. Era anche in Mario Bros 2 o nel 3 se non sbaglio. Si chiamava solo Mario Bros? Che c'erano tre piattaforme
però morbide, che se li colpivi da sotto colpivi il Koopa che c'era sopra. Era solo Mario Bros, era. Ok. C'erano i nemici che arrivavano dai tubi, Mario e Luigi che dovevano ammazzare i nemici. Solo Mario Bros, grazie. Guarda ancora, no grazie. In questo gioco un inseguitore corre dietro a un fuggitivo, schivando una valanga di palle rotolanti. Madonna, divertentissimo. D'ora in poi, quello che programmerà sarà nello schermo del programma. Va bene. Ma bando alle ciance... Oh, dai, bando alle ciance. Mi piace sentirti dire bando alle ciance. Schermo del programma. Sì. Nodo in persona, subito. Come... è oggetti, immaginavo, sì. Personaggio. Eccolo qui. Persona. E lo mettiamo sulla destra. Che paura. Perché... c'è bisogno? Sì. Allora, mettiamolo. Sì, ho capito. Ma sì, ho capito. Adesso me l'ho messo al centro dello schermo. Eccolo qua. Sì. Sì. Non succede niente. Non succede niente. Non ce l'ha, non ce l'ha. Adesso devo prendere input, vero? Movimento stick. L, destra e sinistra. Carino che mi segna il movimento. Madonna. Non voglio ammettere di usare lo stick lui. Ok, aspetta che non ci piglio. Ah no, anche se non ci prendo proprio benissimo. Perfetto. Ok, ok. Adesso si muoverà a destra e a sinistra, cosa vuoi che succeda? Però non salta. Che naso importante che abbiamo. Va bene, quindi aggiungo un altro input. Ah, lo spostiamo per fare più spazio. Sì, però dopo dovremmo spostare anche i personaggi da una parte all'altra, immagino. Grazie Taral per gli 11 mesi. Ciao. Posso? No. Sono io. Sì. Ma prima lo spostiamo qua e poi dopo lo colleghiamo. Aspetta. E poi lo colleghiamo al salto. E adesso chissà che cosa succede. Merda. È l'aria condizionata di ieri questa. Sì. Sì. Wow! Come la fase 1? Delle 7 di prima? Per forza ci mettiamo una vita, una cagata. Sì. Va bene. Possiamo andare diretto senza uscire. È bellissimo, ma no. No. Blocca ogni 3 secondi. Che palle. Veramente, ragazzi. Che due maroni. Oh. Ricapitoliamo. Doveva durare 40 minuti. No, mi sa che durante 40 minuti tutte e 7... tutti i 7 livelli. Me lo puoi far rivedere? Ho saltato un punto. Ti inculi. Per la programmazione di livello devi finire il primo tutorial. No, allora io i tutorial li finirei tutti, perché comunque sicuramente non sono un programmatore. Cioè è intuibile tutto, ma non sono così bravo. Quindi vorrei farlo tutto il tutorial. Però porca puttana. Sì. Sì.
passi. Vai, pavimento e pareti. Sì. Ok. Oggetti. Schermo del gioco. Ah, ok. Questo praticamente è la cornice. Figo. Ok. Il bambino a fare il tutorial infinito. Boh, magari è più paziente di me. Sì, sono io, la grande promessa del videogioco. Va bene. Posso decidere quale parte dello schermo del programma sarà visibile nello schermo del gioco. È figa questa cosa, ok. Grazie Mastro Fenice per i 54 mesi. Tutto quello che quando io appare a colori in alta risoluzione nello schermo. Addirittura, adesso. Su Switch. Sì, ok, come faccio? Con questo. Finché non combacia col codice blu, ma è già combaciante. No, scusami. Certo, perché in game noi vediamo la parte sopra. Noi dobbiamo renderlo più grande che includa anche il nostro personaggio. Eh certo. Ma me l'hai fatto far tu così, eh? Non volevo farla così, era un'idea di merda. Ah, devo spostare... Perché? Ma non è più sensato spostare lo schermo del gioco? Va bene. Adesso sarà al centro dello schermo che cadrà. Buono studio, Kuro. Comunque adesso sappiamo che tutto quello che sta dentro al nodo schermo. Che sta dentro al nodo schermo di gioco. Sì. Si vedrà nello schermo di gioco. Certo. Sì. Bisogna mettere una base. Certo. Ma non lì però. Cioè, andrà messo dentro lo schermo di gioco. Ciao nodo, un oggetto. Ma perché sto zoom? Pare che è veramente giapponese sta roba. I nodo un oggetto sono nodo che creano oggetti. E fin qua. Che appaiono nello schermo di gioco. Confermo, lui mi conferma. Serie 3. Senza niente che li tenga su, gli oggetti cadono. Ah. Quindi lo, giustamente lo schermo non fa da bordo. Come lo facciamo volare? Ah, nelle impostazie? Ah, guarda qua. Tolgo il mobile. Ah, e tolgo anche distruttivo. Ma cosa c'è il più qua? Posso esplorare nei tasti? Non posso. L'ho fatto. Ah no, distruttibile e distruttivo. Ah, distruttivo perché uccide. È distruttivo, ho capito. Figo. E adesso è lì. Perfetto. Prima era giallo, non so se avete notato. Era giallo perché era distruttivo. Come le palle del tutorial. Cioè, non le palle in senso figurato che due palle. Cioè, anche. Però non in quel senso. Nel senso le palle che uccidevano. Il Tintoretto dei Poveri dice: non chiedo una benedizione per me, ma per i miei studenti terrorizzati dell'esame di maturità. E tanti auguri per la sua folla. Ma no, ragazzi, interessante. A parte il fatto che si sta muovendo talmente tanto che tra poco vomito. Però, cioè, è interessante questo gioco. Che cazzo... È il tutorial che è troppo. Proprio in stile Nintendo, purtroppo. Sì. No, quindi lo possiamo ridimensionare, immagino. Sì. Boh.
Però vedi che c'è comunque il limite. Sono andato a finire fuori. Invece l'ho fatto cadere. È di sotto adesso. Sì. Cambiamo il colore, va là. Ok. Colore automatico, ok. Oppure fai delle prove con vari colori per rendere le tue creazioni uniche. Se selezioni automatico, il colore sarà regolato automaticamente in base alle impostazioni. Distruttivo e distruttivo. Sì. Facciamolo marrone. Certo, perché no? Marrone. È bello marrone. E torniamo. Beh, marrone. 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 Una bella scelta il marrone. Esatto, l'ho provato prima. Va bene. Ok. Ma no. Ah, fico. Quindi se seleziono qua, copia. Ah, me lo copia automaticamente lì. Ok. Lo sposto qua e poi me lo fa ridimensionare. Dov'è? Ah, è giusto di qua. Poi lo copio e lo metto dall'altra parte. Solo che per fare un gioco bello, di solito le pareti sono leggermente fuori dallo schermo, così da non occupare spazio. La butto lì. Sì. Concluso la fase 2. Ammazza, la Marvel ci ha messo una vita a farla, le sue fasi. Sì. Piattaforme. Ci vediamo nella fase 3. Facendo un po' l'aria. Ventilatore? Grazie, Gabriel, grazie. Modestamente. E siamo qui, nel nostro mondo marrone. Continuiamo il nostro gioco, sì, certo. Inseguitori inseguiti. Confermo. Gran cambiamenti al gioco. Sì, mi sembra un po' stretto. Ok. Ah, carino. Cosa facciamo? Niente, rimpiccioliamo la persona. Sì. Posso spostarlo in modo che non cada, povero Cristo? Ui, bello. È diventato più piccolo. Non serve un grande pennello. Non serve un pennello grande, ma un grande pennello, vedi? Tutto lì torna. Pensare di avere libertà di scelta. Chiedo scusa. Gabri, buongiorno gatto. Si rinnova nel giorno del mio compleanno. Tantissimi auguri, grazie. Dai, continuiamo, continuiamo. Si sta bene. Ok. Buongiorno. Sì. E. Ah, giusto, e lo metto. Lo facciamo più piccolo. Dobbiamo fare le piattaformine. Lo mettiamo qua. Ah, ok, ecco perché me l'ha messo lì. Così il nostro protagonista cade, ma rimane lì. Ma è un cazzo! Ragazzi, ma è un cazzo! Vale, un grande bocca al lupo per la casa. Crepi, grazie mille. Vabbè. Finestra aperta. Vabbè, andiamo a vedere. Sono sopra il cazzo di quello lì. Va bene. Quindi faremo altri cazzi. Prendiamo, la copiamo. Ok, la mettiamo qua. E poi dopo si... Ah no, la ingrandiamo. Facciamo il cazzo un po' più lungo. Ah no, più piccolo, scusami. Sì, basta selezionare. Ecco qua, perfetto. Va bene. Ah, sì, di nuovo ricordo.
E lo incliniamo. Cosa sarà cambiato? Che ci sono tre piattaforme. Cosa vuoi che sia cambiato? Sion, auguri a noi gattone. Si sa se rimuoveranno l'abbonamento Prime. Su Instagram di Twitch Italia hanno fatto venire molti dubbi. Sì, non ho visto in realtà questa cosa qua. Non lo so, non lo so. È possibile? Non ho idea. È da un po' che si vocifera questa cosa. Adesso aggiungiamo delle piattaforme create negli angoli in basso. Copia. E in basso a destra. Perché qua? Ah, per far rimbalzare le palle, giustamente. Michigan. Ok, ok. Ok. E lo rimpiccioliamo, immaginavo. Ok. Lo copio e lo metto dall'altra parte. Non è praticissimo con col controller, però si fa. La cosa più pulita che abbia mai visto. In confronto il mio corso di laurea in informatica era divertente. Ok. Ha una fisica particolare il personaggio, noto. Infatti non... No, scusami. C'è un'hitbox strana. No, perché adesso va? Cioè, un attimo fa non ci andava. Ah, ok, è la fisica con lo slancio, non è una fisica alla Mario, va bene. Va bene. Ma Twitch Italia ha giusto messo che c'è uno sconto sugli abbonamenti per chi è Prime. Beh, effettivamente il dubbio te lo fa venire, se ti fanno gli sconti... Però effettivamente una cosa non esclude l'altra. È per far fare più abbonamenti. Sì, sì, c'ho delle bestie in casa. Io vivo dentro uno zoo in realtà. Ah, fino al 23 del 6 c'è lo sconto del 50% sugli abbonamenti. Quindi chi ha il Prime e usa il Prime su un canale può subarsi ad un altro canale col 50% di sconto. Vabbè, ci sta. So chissà che cosa. Solo il primissimo abbonamento a pagamento del 50%. Ah, solo uno. Infatti sembrava troppo golosa la cosa. Va bene. Abbiamo finito la fase 3, eh? Arriva Thanos alla prossima. Va bene. Fila, buongiorno Grazuoli, un abbraccio a lei gattone, grazie mille. E grazie anche a Dolnar per i suoi 38 mesi. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aigo. Potrei avere della febbriciatola. Un tavolo buono che conosco anche te. O forse solo il caldo. Ok, dobbiamo creare l'inseguitore. Sono già a metà dello sviluppo del nostro gioco. Che però era un gioco di palle, però vabbè. Creeremo una seconda persona per il gioco, che sia davvero per due giocatori. Già fatto, l'ho già fatto. Post vaccino? Cazzo, due giorni dopo. Pare un po' eccessivo. Per creare un seguitore, però, aggiustiamo la posizione del nostro personaggio. Come volevo fare fin dal principio. Ok. Va bene. Così non ci perdiamo. Ah, ok. Mi dice già dove devo metterle. Però è un po' scomodo che qua i bottoni... Cioè, i collegamenti sono solo a sinistra. Io li avrei spostati a destra una volta spostate dall'altra parte le cose. Ma va bene. Cosa dobbiamo vedere? Me l'hai spostato! Ma sì!
Quindi nuovo oggetto. Ah no, lo copio, giustamente. Ma mi copia anche... No, non me lo copia. Ecco qui. Ma sì, cosa ci sarà da vedere? C'è uno stronzo lì morto. Scemo, scemo. Eh no, non posso. Eh certo. Eh no, che non si muove. Però si dovrà muovere in autonomia quella là. Aha. Scusami, ma perché? Cioè, fammi vedere come si fa e basta, ma io sono da solo. Sì. Quanto urla quella bestia. Destra e sinistra è questo. Azione, salto, no. Ok. L, giustamente. Ok. Però dobbiamo modificare l'altro, giustamente. Ok, da qua. Stick destro. Perfetto. E mi fa vedere anche... È figa questa cosa qua, vedete? C'è il livello qui sotto di quanto sto premendo il bottone. E tu gli puoi mettere probabilmente anche dei limiti per impedire al personaggio di andare troppo forte o troppo lento. È interessante questa cosa qua, però dobbiamo perdere tempo con le cazzate. Eren, dopo 2 anni non so più che dire. Dunque, Barbapietola, anche a lei, grazie mille. E grazie anche a Zozuka. So che è un momento prematuro, ma per Twitch... Oggi è il nostro primo anniversario, stappo una bottiglia di tè verde solo per lei. Se la goda tutta, grazie. Ho capito, ho capito. E qua invece dobbiamo mettere la B. Ah, deselezioni? Ma scusami, se io invece faccio così... Ah, perché c'è più di un pulsante che può funzionare. Ho capito, ho capito. Quindi se io ne seleziono più di uno, tutti quei pulsanti lo fanno saltare. Ho capito. Ok, sì, funziona, funziona. E questo qua funziona così. È scomodissimo, ma funziona effettivamente. Eccoci qui. Ti faccio baciare. Ah, si switchano. Ah, perché sono in 2 piani differenti. Posso fare delle coreografie spettacolari. Sì. No, sono identici, non va bene, certo. Quindi coloriamo uno di marrone. L'inseguitore. Vai. Rosso. Relativo. Ah no, anche il fuggitivo me lo fa fare blu. Me lo fa fare blu. Tra l'altro il contrario di quello che avrei fatto io, ma va bene. Ingegnoso. Sarebbe più ingegnoso se quando il seguitore chiappa fuggitivo succedesse qualcosa. Ah, sì, mi non succede ricordo. Niente. Non succede niente. Ok. Bisogna programmarlo. Facciamo in modo che il fuggitivo si distrugga se entra in contatto con l'inseguitore. Subito, quindi. Inseguitore lo creiamo distruttore, immagino. Chi è? Davide, buongiorno Gattone, chiedo una benedizione per l'esame di genetica 2. Si lasci dire che è un gran bel
fenotipo, grazie. Modestamente mi curo molto per esserlo. Grazie mille. E tanti tanti auguri, ovviamente. E grazie anche a Pipino, e siamo a 5 come le ore che sono riuscito a vedere ieri della 12 ore. Beh, non male, devo dire, non male. Grazie mille anche a lei. Giochi ficcanti per Switch non troppo popolari. Ah, sì, oddio, perché non popolari? Non è che se sono popolari fan cacare. Distruttivo, tiè. Però non posso dire distruttivo solo verso certe cose? Ah no, perché tanto il resto dell'ambiente l'abbiamo creato indistruttibile. Ok, il fuggitivo invece lo creo distruttibile. Eccolo qua. Poi dopo ci sono delle opzioni lì, però non ce le fa... non ce le fa vedere. Ok, vai. Perfetto. Boom. Riprova. Allora, tieni premuto. Ho capito che gioco è. Ah! È morto. Sì. È il momento, la fase 4 è finita. Eh? Questa fase abbiamo creato un seguitore, sì. Io spero che man mano che si va avanti diventa asciughi. Asciughi un po' le spiegazioni inutili. Dobbiamo pareggiare le cose, va bene. Vediamo nella fase 5. No. Sì. Oh cazzo. Ah no, ok. Anche se è morto funziona. Bastava premere i tasti a caso. Sì. Non credo che questo seguitore sia un po' troppo forte. Eh sì. Se seguissimo delle sfere rotolanti che posso distruggere tutti e due i personaggi. Ho capito, ma ci rimette di più l'inseguito, però. No, allora. Abbiamo l'inseguitore che deve ammazzare l'inseguito. Però se mettiamo delle sfere che sono un... cioè, un doppio malus per quello che viene inseguito. Non ha senso. Posso assicurarci che è già molto asciutto, quasi ridotto all'osso. Lo dice chi sta studiando il funzionamento dell'Unreal Engine. Cazzo. Vabbè. Sicuramente molto più guidato di... di Dream. Però secondo me è una stronzata questa qua. Che fatica sti tutorial, dice Esprit. E poi avvia Animal Crossing. T'ho visto, eh. Lancia oggetto. Lancia 10 oggetti. Ah, sì, mi ricordo. Ok. Va bene. Aspettate che rispondo per stasera. Giubbe, 7 mesi, grazie. Non c'è tutorial su Animal Crossing. Sì. Mettiamolo lì. Ok. Posso decidere dove spara gli oggetti? Bestia, li spara a cazzo però. No, li sta sparando verso destra. Però per me è una stronzata che comunque rischia di morirci quello blu. Cioè, le palle dovrebbero uccidere solamente quello rosso. Ah, però aspetta, vedi? Lui è distruttore, quindi le palle le distrugge. Non va bene, non è corretto. Bisogna riprogrammare il tutto. Va bene. Ah, ok, basta fare così. Bene. Vabbè, ho capito. Sparerà delle balle più piccole. Piattaforma sono ciascuno dei due personaggi. Ok, che li fa un po' da protezione, giustamente. Perché quella lì che è scomoda? Che è più grande, bisogna rimpicciolare. Ah, no, così. No, me la fa inclinare. Ho capito, ho capito.
La fai fare uguale? Sì. Oddio. A posteriori. Ok. Tanto il fuggitivo è Harrison Ford, secondo voi? Secondo me sì, eh. Ecco qua. Grazie a Yosodaila per la subscription. Dreams mi hanno guidato, ma molto più articolato. È vero. È vero. Però infatti hanno fatto delle robe micidiali con Dreams, eh. Ah, no, scusa. Sì. Madonna, velocità di lancio, mettiamo a 4. Ma se io ci clicco... Niente. Ok. Qui sono meno frequenti. Ostia, non mi pare. No, non è vero. Si stanno spaccando tra loro. Dobbiamo rendere le sfere indistruttibili l'una con l'altra. Ah, o ridurre ancora. Ah, velocità del lancio e l'intervallo. Ok. Sì, va bene. Interessante. Ok. Niente, muore lo stesso, povero Cristo lui. Grazie al nostro ritocchino adesso le cose vanno come dovrebbero. No, ma secondo me è sbagliato lo stesso. Certo. Va bene. Non considero questo come un gioco, ma un programma. Ma più un programma per far approcciare il game design, che è molto più articolato. No, 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 ma interessante, interessante, infatti. Per questo che l'hanno fatto pagare anche poco. Lo mettiamo di là. Però lo dobbiamo ruotare, immagino. Ecco qua. Ok, lo ruoto. No, ok, da qua. Guarda un po' come funziona. Interessante, interessante. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Figo. Ma è molto figo. Bisogna aspettare 7 secondi, bisogna aspettare. E le sfere si rompono anche quando si toccano tra loro. Lui spacca le sfere, quello che stavo dicendo prima. No. Ok. Sì. Lo devo rendere distruttibile. Eccolo qua, ma ci sono i puntini. Però aspetta, se io faccio così, lo ammazza. No, perché quello blu non ha la distruttibilità. Quindi comunque lo spacca, giustamente. Ok. Sì, però io ribadisco che quello che scappa è in svantaggio. È di Dreams, bello. L'ho provato, però troppo. Cioè, molto più articolato di questo. Infatti, non ci ho mai fatto nulla. Questo è molto più interessante per un neofita. Poi hanno rotto i coglioni mille spiegazioni, ma figo. Non spammare, però, Dila. Fa piacere che sei subato, ma. Prossima fase. È un tutorial, non deve essere bilanciato. Ma sarebbe interessante entrare anche nell'idea del game design sensato, perché loro mi stanno insegnando questa cosa qua. Però è chiaro che da un lato non funziona. Sarebbe interessante poter vedere se il fuggitivo può essere ucciso dall'inseguitore, ma non dalle palle. Vediamo. Sì. Hmm.
Sì. Sì. Ah, ok, quindi facciamo un restart. Ok. Noto un oggetto distrutto. Va bene, vediamo un po'. Ah, con l'input. Situazione nel gioco è l'input. Ah, ok. Quando succede questa cosa qua, tu fai questa cosa qua. Ok, ho capito, ho capito. Devi chiedere un favore. Forza, non serve fare i timidi. Mm-hmm. Perché non apri le mie impostazioni e guardi cosa puoi controllare? Certo. Allora. Mazza. Qui puoi impostare quale oggetto il nodo deve controllare la situazione. Disattiva oggetto quadrato, oggetto C. Ok, togliamo queste cose qua, che sono di base. E attiva persona. Ok, quando una persona viene distrutta, perché è così che funziona la programmazione. Quando succede questo, fai quello. Ok. Ok. Penso tutto io. Concentrati. Ok, però questo qui è un input. È un input che dice: ok, io registro quando una persona viene uccisa. Però dobbiamo dargli un collegamento a questo input. Deve fare un'azione questo input. Quindi persona viene distrutta. Ok. Riprova, cioè un output, eccolo qua. Riprova, perfetto. Quindi devo collegare questi due. Ogni volta che uno viene distrutto c'è il collegamento a riprova. Dobbiamo vedere questo qui come un pulsante con l'agente attivante, che è la morte di uno dei due personaggi, e l'azione che è riprova. Due giorni di ritardo, pioveva, correvo, sono scivolato in una pozzanghera. Ma perché? I pantaloni inzaccherati nel sedere. Va bene. Oh. Ah. Aiuto. E per forza è passato di sordina, è uscito Ratchet ieri. Oplè. Una volta che un personaggio viene distrutto, il gioco ricomincerà. Va bene. Facciamo così. Troppo veloce però, non c'è un minimo di... Vabbè. Ok. Certo. Ah, si rallenta non da una parte o dall'altra, ma si rallenta la velocità di input. Ah, lo elimino. Perché? Ah. Bestia. Ho capito, ho capito, ho capito. Va bene. Questa cosa che la gente si presenta senza appuntamento mi infastidisce, capisco, capisco. Io sì, vabbè. Va bene. Adesso collego questo a questo, questo a quello. Però è un secondo di timer ora. Sì. Figo. Figo. Molto interessante, sì, qua adesso mi può fare aumentare. Ah no, fase 6 di finita. Vai! Il tocco personale. Va bene. Non è un input, è un nodo logico. Prende un input e... Ah, scusami, mi sono spiegato male. Sì, l'input era quello di prima. L'input è il... quello del cuore rotto, insomma, l'oggetto si rompe, l'input. Attesa, output.
No, basta. Vai. Sì. La tua ispirazione, la tua creatività. Per cambiare i colori del livello, grazie, eh. Cazzo, per fortuna. È a questo che servo io, quindi niente più marrone. Faccio quello che voglio, il verde limetta? Invece facciamolo nero. Non ho opzioni. Che bello che ho dato questo mio tocco personale a questo lavoro. Sì. Cambia il colore di ogni singolo nodo, un oggetto, tuo piacimento. Va bene. Va bene. Ok. Allora, questo qua è blu. E io gli faccio la piattaforma rossa, invece. Un altro di coglioni, non avevo voglia di fare tutto questo lavoro qua. Così li rendiamo speculari, viene una roba bellina. Cos'è questa cosa qua? Ah no, mi dice semplicemente quello che devo fare. Ok, azzurro, eccoci qua. Mi dice dove devo andare a toccare. Il pavimento... Però devo... Non posso cliccare qua sulla nuvoletta, che palle. Vabbè. Non lo so, farei un pavimento verde. Verde, bellino. E le pareti di che colore le faccio? Che cazzo ne so, ma soprattutto, ma che cazzo me ne frega? Le facciamo blu. Blu, dai. Facciamo il prato verde e il blu come colore di cosa. Dov'è il blu? Ecco qua. Ma la rottura di cazzo sta roba, sì. Ma quello l'ho modificato. Dobbiamo modificare questo. Marrone, no, lo facciamo verde come il pavimento. E... Oddio, era verde limetta? No, verde, verde, era verde e basta. Che cazzo è verde limetta? Che colore è il verde limetta? Verde, ok, vabbè, se mi piacesse così... No, devo per forza cambiarli tutti i colori, porca troia. Vabbè, e allora andiamo di questi. Verde limetta a questo punto, dai, che sono curioso di vedere quale fantasmagorico colore ci attende con il verde limetta. Famosissimo colore che era proprio necessario nel carnet di colori. E poi il sole è giallo, quindi mettiamo il giallo in alto. Dici che verde lime è tutto terrificante. Sì, è verde lime. Vabbè, io avrei fatto... Ah no, manca quello al centro. Manca questo qui. E lo facciamo viola Twitch, dai. Però Nintendo che è veramente innovativo creare un gioco per far sfogare la creatività dei propri utenti. Sony lo fa dal 97. Ok, avrei fatto io. O dici che devo cambiare anche il nero? Ah no, c'è il tasto fatto sotto di me. Scusatemi. Sì, ho fatto. Ma sì, minchia, ho cambiato tutti i colori. Come è già finito? Non avevo neanche voglia di cambiare il primo. Ho visto, ecco qua, fa cacare. Ma guarda qui che bello come si crea questo contrasto tra i due personaggetti. Allora, c'ho gusto, Grazie. Potresti forse tornare un attimo al programma? Sì, certo. Bello, ti fa anche i complimenti.
po' ridendo e scherzando, comunque è un'ora che siamo qua. Mario Maker avanzato. Sì. Non c'è gres porcellanato per i pavimenti. Si può giocare su light? Beh, perché no? Giustamente. Ok, però adesso ci sarà sicuro il checkpoint. La fase gold addirittura, quindi lo stampano. Ok. Festeggiamo! Voglio sapere dove siamo. Sì, la lista dei giochi. Però c'è ricevi. Ok. I giochi che creo io, ma non posso scaricarli dal web? No, non voglio creare da zero. Ok. Ah, sì, mi ricordo. Però ho il dubbio che... Ah no, ricezione online, vediamo. Sì. Solo dagli amici? No, altri utenti, ok. Ok. No, vedo, invece no. Porca miseria. No, che limite brutto questo. Grazie a Gigrobo per i... Sì, per i 5 mesi, grazie mille. questo è un peccato. E io vado online, ma non posso ottenere nulla se non dai miei amici. Non c'è un mercato, esatto. No, vedi. Come gli schemi di Animal. Ci sono siti per vedere i codici? Sì, ok, immaginavo. Però è brutto perché questo limite di Nintendo che mi impedisce di vedere magari dei cazzi giganti disegnati. È brutto così. Cioè, immaginate Mario Maker se non potessi giocare i livelli della gente, ma solamente i livelli degli amici. È un peccato questa cosa qua. Hanno fatto Doom Eternal. E come ci vado? Da qua? Ah, da qua, ok. C'è già quello di Doom Eternal, così lo proviamo. Il codice, vediamo. Purtroppo vogliono dare un sacco di controllo. C'è il video su YouTube, però non c'è il codice. Game Builder. Vediamo. Non sto trovando. Ok, forse ho trovato. Nintendogs. Fermi qua. Gran peccato però questa cosa qui, gran peccato. Su copyright e sicurezza è sempre esagerata. Sì, bastava mettere un filtro. Oddio. Ah, è così che... Grazie Gabriele, l'avevo visto. Va con l'input del controllo di movimento. Arakan.
Poi è tutto storto qua. Ciao Franco. Cioè, pensa a te che lavoro che c'è. Posso vederlo? Questa è una roba figa. Questa è una roba figa, 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 eh. Guarda, guarda qua. Quanto c'è lavoro dietro. Poi in giapponese non capisco una madonna. Però figata questa cosa qui, Pensa, pensa poter vederlo da tutti gli utenti, non solamente così. Com'è che si esce adesso? Con la pausa? Ok, esci. Proviamo quello che mi ha dato Gabriel. G. 000 2HV VLG. Vediamo un po'. Doom Eternal Garage Teaser. Dicevo online. Bisogna capirci, sì. Little Big Planet. Sì, però non era così Little Big Planet, Manu. Ok. Via. Doom Eternal poco, però... Sono morto? Guarda che ci sono anche barili esplosivi! Aiuto! Aiuto! Difficilissimo. Guarda, c'è la fisica nei colpi che spari, che si muove. Bastardo quello lì che salta. Spara troppo in là. Yes! Ho vinto? Vabbè, basta. Figo però. Ah no, aspetta, fammi vedere dentro. Devo dire che c'è dei caricamenti comunque che ad Animal Crossing gli caga in testa. Hanno messo, puoi mettere anche la musica. No, vabbè, si è messo a programmare anche tutti i suoni. Vado. Follia. Ma è una meraviglia. Guarda qua. Questo è il nostro personaggio? Niente da dire. Niente da dire. Bellissimo. Andiamo avanti. Ci sarà un checkpoint adesso, immagino. Cosa mi dice questo checkpoint? Oddio. Sì. Ok. No, non me li sono scordati. Sì, ho capito, ho capito. Va bene. Carino però che mi fa un
un riassunto della lezione. Va bene, muovere il personaggio col control stick. Non c'è bisogno, capito? Devi raccogliere la mela, ma l'input è sbagliato, sì. Sì, ho capito. Me lo fai fare, ho capito. A posto. Ok, facile anche questo. Carino però, perché ti fa la lezione e poi un mini esamino per... Ah, non mi dà spiegazioni adesso? Ottimo, meglio ancora. Facciamo così. Così che è più bellino. Molto bene, molto bene. Non si perde neanche troppo in chiacchiere e rotture di cazzo. Ok, quella lì uccide, immagino. Casca, si distrugge. Cade. Ah, però io non c'ho il coso del salto. Ok. E allora basta semplicemente modificare questo. E gli devo dire, tolgo il mobile, il distruttivo e il distruttibile. E dovremmo esserci senza problemi. Grazie a Mikasa per i 24 mesi. Checkpoint sono del debugging, esatto, per farti capire un po' se... Cioè, per capire se hai capito. Oggetti invisibili. Qua come la risolvo? Rendo... Ah no, c'è questo. Visibile. Mobile... E distruttivo. Così. Voglio provare a fare così. Ma non cade sopra quell'altro. Perché? Ah, questo non lo posso modificare. E allora non ho capito. Questo qui lo devo modificare perché? Perché non l'avevo messo solido. Non l'avevo messo solido. è un problema però. Scusami. Posso saltare io? Lo devo rendere anche distruttivo. Che si spacca. Lo devo far sì che si rompa. Distruttibile e distruttivo. Ok. Beh, che vedi, ci fa arrivare. Era così che in programmazione Java ci hanno insegnato a fare Java, eh? La scalmanata Nodon lancia oggetti. Ok. Ne arrivano troppi. Quindi dobbiamo rallentare il flusso. Intervallo del lancio. Mettiamo... Non posso... Ok. Facciamo 30. Molto bello. Molto bello. Un bel modo per imparare e rafforzare... Quello che si è imparato. L'unico problema è la prolissità di determinate cose troppo semplici. Però adesso vedo che stanno andando via un po' più spediti. Certo. Certo. Mi sento vecchio perché ho imparato con C. E io ho imparato con Java. Poi, oggi non mi ricordo niente. Ma ho imparato con Java. Questo sarà particolare perché richiede anche il sensore di movimento. Rotola che ti passa. Figo comunque. Pensavo di giocarci un'oretta, mezz'ora e rompermi le palle. Invece, figo, figo, figo. 50 minuti, sì, poi dopo direi che chiudiamo, finito questo. Un duello tra sfere, va bene. Inclinazione del controller. Non posso. Sì. Sì, vabbè, era chiaro, devi prendere le mele.
Ah, e gli schemini a terra ti... come si chiamano? Ti resettano. Ah, lo scopo è proprio... c'è anche un counter lì in alto per raccogliere tutte le mele. Figo, ok, ok. Sì, certo. Figo, come si fa? Vai. Due oggetti più importanti del gioco. Lumine e mela. Sì. Oggetti. Oggetto complesso, sferico. Ah, e perché non una rapa un pesce? Pesce sferico? Pesce palla. Mela. Salve. Insegnare ai bambini la tecnologia facendo creare dei giochi. Questo gioco è il software coding più completo. È molto figo, molto figo. Auguri per il suo progetto. Pensa che le persone che fanno un gioco per conto loro... Sì, C++, senza la Real, senza la base, certo. Ma infatti non lo fa nessuno, quel lavoro lì. Partono sempre da Unity perché è il più semplice, ha le cose più, la libreria più grossa, e poi dopo vanno a modificare quello. Infatti in moltissimi giochi in Unity sono una ciofeca, santo cielo. La mela della concordia, perché avere già l'engine e l'editor, appunto come era l'Unreal e Unity, ti danno l'idea: ah, hai visto che figata sto modello, hai visto come è venuto bene, però il gioco poi non rende. Ok. Vabbè, che sia mela. Bello. Sì. Ah, cioè, ecco cosa serviva quel tasto là. Ok, andiamo a vedere. Fammi vedere. Andiamo a vedere, sì. Ok. Bello, però dovremmo allontanarci un po'. Grazie, grazie. Questa prospettiva. Va bene. E gli mettiamo lo schermo di gioco. Ok. Non preoccuparti. Subito. Ok. E questo è fatto. Useremo qualche nodo o un oggetto per realizzare i muri esterni, certo. Per fare un po' di curriculum sono costretto a fare un po' di progetti scrivendo solo... perché per fare curriculum serve a quello. Per pubblicare su Steam, mica... Per pubblicare su Steam non ti serve mica a fare curriculum. Quindi lo copio? Ok. Tolgo il mobile. Visibile e solido, giustamente. Distruttivo e distruttivo, perfetto. Ah, colore? Rosso, relativo, va bene. Posso... ecco. Volevo proprio copiarlo, cortesemente, che non c'ho cazzo. Lo ruoto? Ah no, scusami. È immediato, nonostante sia un po' una rottura di cazzo. Ecco qui. Bellissimo. Sono curioso di capire come funzionerà la questione dell'inclinazione. Ok. Siete appisolati? Sono le 11, ragazzi? Ok, fase 1 terminata. Sì. Il copia e incolla è la base della programmazione al 100%. Le 11 di sabato. No, no, ma infatti. Allora, è un Dreams meno complesso nella meccanica perché è si avvicina molto di più alla programmazione vera rispetto a Dreams. Però per me dà più opportunità.
Ok. Ah, ok. Ero curioso proprio della sfera. Andiamo. Oh, mio Dio. Sì. Abbiamo imparato ad attivare la visuale dall'alto. Ok. Verrà molto interessante la fase 2. Quindi dobbiamo mettere un nuovo oggetto. Ecco qua. Sì. Sì. Immaginavo fosse lì. Ah, oggetto mobile, giusto. Sferico. Perfetto. Figo. È un pirata? Ok. Va bene, ho capito. Lo rimpiccioliamo un pochino. Ok. Togliamo il distruttibile. Anche il distruttivo, no? Ah. Ok, non togliamo il distruttivo. La posizione sull'asse a 0,30. Oh, mamma mia. Perché? E questo... Però non ho capito questa cosa qui. Perché me l'ha fatto posizionare lì? Come se in spiaggia ti godi il sole, nana. Io non ho parole, veramente. Per le mele, dici? Ah, perché le mele giustamente le distruggeva? Non funziona. No, io coglione l'ho fatto, ma non l'abbiamo programmato. Eh sì. Ah, ma noi insegniamo alla palla a rotolare, quindi non spostiamo lo schermo. Sì. Ho capito. È semplificato perché non si muoverà tutto lo schermo. Allora, se nel momento inclinazione auto. Ok. Figo. Figo, figo, figo. Ok. Sì. È proprio... Ok. Ah, vedi, da un limite. A 1,15 mi ha detto. Perfetto. Guarda qua che puoi modificare tutto. Bello, bello, bello. Per me dà più possibilità di Dreams per quanto riguarda la programmazione. E soprattutto ti insegna anche qualcosa. Non è ma... Avete sentito che voi? Non sono stato io, cioè mi sono alzato, ma... Non sono stato io. Ah, vedi, e man mano che lo muovo ti dice anche di quanto sto inclinando. Ma cosa simile anche con Labo? Sai che mi ricordo di sì, Gabriel, però veramente Labo è stata una bella... Bello da costruire, ma... abbandonato subito. Purtroppo non faceva per me. Ma non capisco ancora... Per chi? Per i bambini molto piccoli, probabilmente, ma... Ok, eccoci qua. Bestia, troppo! Troppo! Ah, però va solo destra e sinistra. Dobbiamo mettere il su e giù. Certo. Qui dobbiamo fare... Dobbiamo clonare questo. Ok. Dove lo mettiamo di bello? Posto, posto. Ok, lo mettiamo qua. E poi dopo lo colleghiamo. Bisogna mettere inclinare avanti e indietro l'asse X. Quindi qua devo selezionare. Giusto, giusto. E adesso come input gli do le su e giù. Ok. La Z avanti e indietro. Oh, guarda che bello. Però la mela non è distruttibile. Sì, troppo, troppo, troppo rotolante la situazione. Bellissimo. Bellissimo. Labo era per i papà che volevano qualcosa per costruire con i bambini. Sì, ma...
purtroppo una volta costruito lascia poco. Se ci sono altri giochini da giocare coi bimbi. Va bene, va bene. Il nodo d'oggetto mobile non sta fermo. Il barcollante nodo è un'inclinazione. Bestia! Ok. Va alla grande, va. E l'ho fatto, ma non succede niente. Va bene. Ok, lo copio e lo facciamo più piccolo. Immaginavo. Sono il muro del punto di partenza. Sì, e poi lo mettiamo in basso. Ah no, qua. E qui al centro niente? Sì? Ho capito, ma c'è la mela lì. Come facciamo? Non me l'hai fatta spostare? No, ok, e la mela che c'era lì? No, scusami. Sì, ma la mela è rimasta sotto. Su Steam ci sono giochi simili ma meno intricati come spiegazione, tipo Humans Resource Machine. Ah. Ah, ecco, se ne è reso conto. Grazie. Sono fenomeno. Sì. Ok. Ok e ok. Però lo dobbiamo rendere distruttibile, come stavamo dicendo prima. Perché adesso non... Sì. Si vede che sono veramente come le lezioni informatiche vere. La prima noiosissima e poi avanti sono più fighe. Eh sì, però non sarà niente. Raccogliere, vedi, raccogliere, non distruggere. Vediamo cosa succede, cosa mi fa fare. Visibile, solido e distruttibile. Ah. Quindi togliamo il mobile. E distruttibile, ecco qua. Andiamo nelle opzioni, distruttibile. Sì. Ah no, niente. Io voglio aprire quei tre puntini di merda che c'è. E la spacca. Ah, ho capito, ma distruttibile ha proprio un'altra animazione per le mele, ok? Non si spacca. Ok. Ok, però l'animazione che sta dietro l'hanno pensata loro diversa per ogni oggetto, altrimenti sarebbe più complessa la situazione. Ok. Ok. Ancora? Boh. 5 mele. Vai. E devo raccogliere tutte. Però ci sbatte, non è che le raccoglie proprio, ci dà una bella botta. Molto bello. Ok. Programmare da zero un'animazione solo per la distruzione di una mela non è una cosa così rapida. No, infatti, pensavo che ci fosse un carnet di opzioni da mettere quando distruggevi le cose. Giusto per darti un'impostazione aggiuntiva. Perché ci sono quei tre puntini di fianco alla distruttibilità e ero curioso di quello. Grazie a Luke per il raid che è veramente arrivato. Sono un pirata informatico oggi. Ok. Alla prossima.
Abbiamo riempito i nostri livelli di mele e muri, sì. 5 mele per vincere la partita. Ok. Bisogna contare le mele, giustamente, perché c'era anche il counter, c'era. Nodo al contatore, processi. Contatore, eccolo qua. I nodi di questa lezione sono il 17° ad essere chiamato. Che storia. Per questo che ti dicevo che era ridotto all'osso. Hai un set di asset da cui animazioni, modelli, eccetera. Così a darti la possibilità di programmare in modo creativo. No, no, ma... non male. Mi sta interessando parecchio. Lo spostiamo di un centimetro. Sì. Ok. Ok, quindi ci sia un input. Quindi è un input che conta le distruzioni. Ok. Quello che abbiamo usato prima. Ah, è bello, stai veramente imparando facendo questa cosa qua. Ciao tesoro, un uccellino mi ha detto che stai facendo un giochino in cui si rompono mela e iosa. Dice il cuore con la faccia e la bocca a cuore. Ok. Mettiamo per la distruzione. Attiva soltanto... Ah, no, giusto. Perché lui funziona con l'oggetto che viene rotto. Perché puoi mettere un counter per ogni tipo di oggetto. Me l'ho dimenticato. E allora mela. C'è anche matita. E tonno, per dire. E pulcino. E ippopotamo. Cosa? C'è anche lo Yeti, c'era. Come lo Yeti? Ok. Collega il nodo un oggetto di tipo... Ok, conto... Ah, conto crescente, perché immagino ci sia anche decrescente. È che non mi vengono fuori tutte le opzioni, vorrei leggere di più. Ci penso io a controllare i tesorini. A ogni mela si distrugge, io vi avvertirò. E allora lui fa il counter. Però il contatore conta, ma mi serve un output. Vedi, mi serve un oggetto numerico. Una cosa contatore. Oggetto numerico, eccolo qua. Laureato numero 1. Ok. E questo qui sarà quello che noi vediamo. Chi si butta nel mondo dell'Unreal Unity si troverà spaesato perché può fare tutto. Non ti viene detto nulla e miliardi di asset gratis. Lì infatti dovresti già avere una base di programmazione prima di buttarti dentro gli editor. Poi dopo non dico che devi usare questo gioco qua, perché non credo... Cioè, ti dà delle basi ottime, però è un giochino alla fine. Molto interessante perché è molto istruttivo. Solo visibile, ok. Il colore gli mettiamo il rosso, ok. E... ah, il colore bianco? Bello! Penso che una cifra possa bastarci. Ah, ok, cifre di numeri interi 2 e 1. Ok. Ecco, questa cosa qua non sto capendo. La posizione. Cioè, perché mi fai modificare la posizione di così poco? Perché non gli va bene dove l'ho piazzato. E non ho capito questa parte qua. Lo sposta a schermo poi, di poco? Perché noi stiamo seguendo i cubettoni. Forse per spostare di tipo mezzo cubettone bisogna usare quello. Buona giornata, di là. Il numero di mele raccolte doveva apparire nello schermo del gioco. Ok. Eh no, non sta funzionando. Sai perché? Perché magari ce l'ha sul fronte. Sì, sì, lo vedo, vedo il numero. Il numero bisogna metterlo sopra. Lo vedo che si è modificato. Ok. Giusto, giusto, giusto. La posizione del testo. Lo dobbiamo mettere sulla 6Y. Che bello. Che bello. No, no, lo so, Zucche, l'ho fatto. L'ho fatto... i fondamenti di informatica.
ce ne vuole, anche perché è una roba specifica. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Vai, andiamo avanti. Siamo a metà. Dobbiamo adesso mettere un limite nel gioco perché deve ricominciare. Ok. Condizioni di vittoria, ecco qua. Sì. Sì. La magia della matematica ci permetterà di stabilire condizioni di vittoria nel nostro gioco. Morenix, ho fame, mangerò un ghiacciolo a morsi. Ah, buon mesiversario a lei, Morenix, grazie mille. Mi è piaciuto invece di starmi a ascoltare mentre blattero, è l'ora di metterci all'opera. Sì. Ok. Quando non ci sono più mele da raccogliere hai vinto, certo. Sì. Possiamo calcolare quante mele mancano sottraendo da 5 il numero delle mele raccolte. Ok. Un altro? Ah, un altro calcolatore. Ah, no, 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 è un altro. Sottrazione, eccolo qui. Come parla? La mia bacchetta aritmetica si scatenerà la scienza. Sottrarre il numero della porta d'ingresso 1 da quella della porta 1. 2 all'1. Facilissimo, certo. Ok. Posso far partire più nodi, giustamente. Quindi lui mi va. Dov'è? All'ingresso 2? All'ingresso 2, ok. Quindi lui manda qui quanto c'è. E qui invece il count sottrae. Ho bisogno di un numero della mia porta d'ingresso 1. Quindi dobbiamo dargli il 5. Ah, no. Dobbiamo collegare il numero totale delle mele. Quindi serve un nodo che invia il numero 5. Il nodo costante. Ok, ce n'è uno proprio che non calcola in base a quante mele ci sono. Ok, perfetto. E adesso qua gli mettiamo dentro un 5. Ok. Sì, esatto, puoi anche mettere tipo delle mele d'oro, aumentarle di valore sotto, sotto questo punto di vista qui. Ok. E mettiamo come... Oh, cazzo. Ok, che difficoltà. Sto mettendo 1.000.000. Stavo per dire, cazzo, ma così poco è la barra. Ok. Va bene. E glielo mettiamo ingresso 1, così giustamente il calcolatore ha prende l'ingresso 1, il 5, e dall'ingresso 2 il counter delle mele distrutte e lo sottrae di mela in mela. Ok, poi adesso gli diamo l'output che sarà quello della fine della partita. Perché? Perché non ci serve più? Ah, così? Ah, ok, perché adesso invece mi fa vedere il numero di mele che manca. È al contrario. Ah, ho capito. Infatti è uscito il 5. Ho capito. Ho capito. Potevamo fare anche come dicevo io. Però era più lungo. Questo qui è stato un modo per ottimizzare la programmazione. Serve il risultato? Sì, è al contrario. Ma io mettevo da 1 a 5. Funzionava lo stesso anche da 1 a 5. E qua dopo gli dicevo come far finire la partita. Io invece adesso ho fatto il contatore decrescente. Grazie ad Aspri per la sub. Molto figo. Vai. Adesso vedi 5, 4. Ok, 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 ok. Perfetto. Adesso dobbiamo mettere un output, però se ottieni tutte le mele significa che ottieni... Ok, se ottieni tutte le mele significa ottieni 5 mele. Se raccolto 5 mele serve un nodo in grado di confrontare le cose. Ah, paragone.
deve essere uguale a 0. Ok. È bello perché insegna bene, è molto interessante, molto 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 interessante, ti fa usare il cervello, che per uno che ha fatto 14 ore e mezza di live ieri, dormito mezz'ora stanotte, non è il caso, però sono contento. Però è più comodo vedere quante te ne mancano, ha senso, certo, assolutamente. Ok, lui adesso controlla, porta in ingresso 1, eccolo qua. Perfetto, 5 e deve controllare. Ok. Perfetto, quando questo è uguale a 5, cioè quando è uguale a... Ah no, paragone no, il 5 con il numero di mele raccolte. Quando coincide mi darà un segnale. Ah, ok. Lui praticamente ha questa costante che è 5, che è la quantità di mele che abbiamo. Questo qui invece conta ogni mela rotta. Quando questo, il counter, arriva a 5 mele rotte, lui dice, ah, sei arrivato a 5, perfetto, e manda l'input d'uscita. È il famosissimo if x uguale true. Esatto, esatto. 30 euro, sì. Molto, molto bello. Peccato, veramente, la più grande mancanza è l'impossibilità di condividere e di ottenere da tutto il mondo i livelli degli altri. Raccogliendo solo un effetto, quindi è giusto il momento di chiamare l'anima della festa, il nodo in effetto. Ok, quindi quando raccogliamo l'ultima mela, coriandoli, eccolo qua. Way, way, way. Ah, facciamo tutto un po' scadenti. Sì. Effetto speciale, battuta di effetto. Ok, tiè. Ok, e colleghiamo così. E i coriandoli dovrebbero partire quando raccogli la quinta mela. Adesso vediamo cosa succede nello schema di gioco, ok. Però non mi fa finire il gioco quella cosa lì, perché non abbiamo impostato... Ok, perfetto. Non abbiamo impostato il finale. Un effetto sonoro, ok. Perché ci possiamo collegare a qualunque cosa. Output. Suono, effetti sonori. Ok, e quindi noi lo mettiamo là e ci colleghiamo sempre questo qui. Attenzione, però è più ingressi quello. Impostazioni. Il suono da riprodurre al nodo è un suono. Voci. Prostata? Ah no, protesta. Però che peccato che non me li fa sentire tutti. Solo prostata io. Au! Questo suono ci serve per arrivare all'atmosfera, certo. Ok, e ci colleghiamo a questo. Questo è la prostata. Aia! Ok. Tutti a casa. No, dai. Non abbiamo ancora... In tutto ciò comunque non abbiamo ancora fatto finire il livello. Ci vediamo. Ok. Sono io. Questa volta invece aggiungeremo degli elementi per semplificare la vita di chi gioca. Prima di tutto guardo lo schermo del gioco. Lo sto facendo. Come non è facile capire cosa bisogna fare? Merda, se lo dici tu? Ok. Usiamo le parole. Se vogliamo far apparire un testo sullo schermo del gioco, abbiamo bisogno di un nodo, un oggetto testuale, che era qua, l'ho visto prima.
cosa mettiamo? Raccogli 5 mele? Ma perché, scusa, è un... è un coso, un pittore. Ciao Gabriele, a dopo. Grazie al testo possiamo far arrivare la nostra voce al giocatore aiutando l'esperienza di gioco. Le istruzioni per far sapere al giocatore cosa deve fare. Bene, cioè, boh, non so. Cazzo, l'ho messo male. Ok. Testo. Cosa scrivo? Ok. Hai scritto raccogliere mele? Sì. Sì. Togliamo. Siamo solo visibile, sì. Confermiamo tutti. Il colore lo mettiamo rosso. Il testo bianco. E l'asse giustamente Y, perché deve essere di sopra. E sta cosa qua del 60, boh, un po' più in alto, boh, vabbè. Il testo si legge, non è vero, me l'hanno censurato. Me l'hanno censurato, non è così che si fa. E adesso? Ah. E dobbiamo mettere di fianco, gli dobbiamo dire queste sono mele, giusto? Ok, ci penso io. Questa censura la libertà creativa, sono d'accordo. Ok, vedi, ci sono pomi, 5, e diminuiscono. Ovviamente dopo aver giocato una volta vorresti provare... È quello che dico dall'inizio! Sì, ok. Il dono riprova, vai. Eccolo qua. Eccolo là. E me lo devo far uscire da questo, immagino. Che c'è? Nodo cronometro. Ho letto male il suo nome, pensavo fosse nodo craniometro. Scusami, quindi... La circonferenza delle teste, no. E la profondità, non la puoi modificare manualmente perché la visuale è dall'alto. Ah, ok. Ha senso, ha senso. Gatto censurato, uno streamer scomodo ai potenti del mondo. Perché dobbiamo chiamare il cronometro? Così abbiamo anche un timer. Che palle. No, dai, litigano. Ok. Tutto bene quel che finisce. Ma perché il cronometro? 2. Ah no, il cronometro è quello di prima, è quello che ritarda il segnale. Ok, ok, ok. Per non far finire la partita subito. Giusto. Perfetto. Uno, due e riparte. Ok. Adesso dobbiamo fare quella cosa lì dei teletrasporti, però, che sembra incredibile. Sì, sì, per evitare che si faccia schermo nero all'istante. Me ero dimenticato che si chiamava cronometro. E guarda però che quante cosine che abbiamo fatto. Nella semplicità spiegato passo passo, però guarda quante belle cosine. Esatto. Andiamo a mettere le trappole. Oh, bello! Beh, mi sta proprio piacendo. Dai, finiamo il gioco. Ecco qua. Mi piace come rotoli. Sì. Mettiamo del pepe, dai. Va bene.
per un'emozione per sempre. Una tappa per il trasporto, bisogna chiedere aiuto a un esperto di teletrasporto. Il nodo è entrata teletrasporto. Ah, e poi dopo dobbiamo mettere l'uscita all'inizio. Entra in teletrasporto. Sono atavico. Madonna, è terribile. Per via della mancanza di una condivisione online sul gioco hanno già fatto un sito. Ho visto Drept. Il problema però rimane, è un gran peccato, un grandissimo peccato avere la mancanza all'interno del gioco per poter esplorare anche i giochi più votati, esattamente come Mario Maker. Uguale a Mario Maker, è un peccato, è una grande mancanza questa. Secondo me, visto che il gioco lo fanno pagare 30 euro, lo fanno pagare poco, non c'è molto... Non hanno pensato a mettere su un intero palinsesto di controlli, di livelli, marketplace, di livelli fatti dalla gente e quant'altro. Quindi hanno deciso semplicemente di non farlo. No, perché anche Mario Maker c'è. Credo che per tagliare sui costi abbiano preferito far così. Grazie a Turtle per i 25 più 25. Però sarebbe stato bellissimo. No, è grave come mancanza. Sono d'accordo. Secondo me lo hanno fatto per mantenere il prezzo a 30 euro. Anche perché così facendo... Eh no, perché comunque i server sono online, perché i livelli comunque li hanno messi online, se io sono riuscito a scaricarli. Non lo so. Vabbè. Costa poco effettivamente. Secondo me non si aspettavano che avesse un successo. L'entrata rotonda, come si fa? Ah, così. Ah, gli seleziono. Ah, solo oggetto sferico. Ok, non posso mettergli. Ah no, oggetto sferico perché la palla, altrimenti mela è un'altra cosa. Ho capito. È un gioco per insegnare i bambini a programmare. In realtà non solo i bambini, a programmare un po' a tutti. Ok. Che palle. Ok. Però se finisce lì... Fatto. Mi serve l'uscita, mi serve. Ok. Certo. Sì, vabbè, facciamo lo stesso oggetto, al contrario, come c'era scritto prima, teletrasporta, uscita. Perfetto, lo mettiamo lì in alto. Ok. Che in realtà qua non serve neanche specificare che cosa deve uscire, perché tanto se può entrare solo la palla, può uscire solo la palla. Ecco qua. Visto? Infatti. Non sono riuscito. Ok, ecco qua. Si è pensato soprattutto per i bambini e quindi per impedire ai bambini di vedere i cazzi in giro. Però è anche per costare poco, perché costa poco. Costa 30 euro. Rispetto a un gioco più grande. Peccato perché se lo facevano pagare 50, mettevano il marketplace, che lo chiamo così, ma in realtà non paghi. Però vedi tutte le creazioni di tutti i giocatori con un controllo maggiore, appunto la Mario Maker, per me qua veniva fuori una roba della Madonna. Secondo me hanno visto Dreams, che è morto completamente, e hanno detto, ma che cazzo ce lo fa fare di romperci i coglioni così tanto, facciamo solamente questo editor e basta. Ok. Oggetto complesso. Altro. Cerchio. E lo mettiamo qui. Ah, che ti fa capire che lì non ci devi entrare. Sì. Ah,
io sono visibile. Ok. Però adesso noi dobbiamo togliere il visibile dall'altro. Scusa, dobbiamo togliere la per me dobbiamo togliere il visibile dal teletrasporto. Ah, vedi? E lo fa ruotare di 90. Posso metterci 90 direttamente? Grazie. Ok. Bello aderente. Ok. Vedi? Adesso dobbiamo però rimuovere il cerchio. Esatto. Perfetto. È quello che stavo dicendo prima. Lo rendiamo invisibile, perché adesso abbiamo l'elemento che ci dice che cosa, che dove non devi passare. Perfetto. Idem di qua. Ce l'aveva reso visibile giusto per insegnarci. Ha iniziato a svilupparlo dopo che Dreams è morto. Ma non lo so, magari era in concomitanza la roba. Perfetto. E ne aggiungiamone altri. Non sono mai troppi. E insomma, diventa difficilissimo poi. Certo che sono troppi. Ma ha detto 3 bien, ho capito bene. Abbiate fiducia. E un altro. Ok. E adesso dobbiamo mettere però gli oggetti. Ok, la mia porta ricondurre qui tutte. Sì, sì, certo. Adesso dobbiamo mettere questo. Chiaro. Qui. Perfetto. E abbiamo finito. Scusa, ma è il prossimo livello? Che cazzo si fa? Miseria, difficile. Yes. Grazie. E adesso? Bello, bello. E nella fase 8 che cosa mi fai fare, scusa? Ok. Il tocco finale. Ah, la musica di sottofondo. Dream fosse stato sul PC non sarebbe morto. È molto probabile, sarebbe stato molto più comodo. Sì, assolutamente, col mouse e tastiera. Pep, un abbraccio signor Gatto, grazie per tutto l'intrattenimento, ma grazie a lei. La fase 8 diventa un RPG. Adesso facciamo Cyberpunk. Ok, tocco personale. Ma perché? Che poi non è mai vero, perché mi fa fare le cose come vuole lui. Sì. Nodo in grado di plasmare il mondo. Il nodo mondo. Cos'è che devo fare io? Ok. Nodo mondo. Quindi cambia lo sfondo? L'aspetto dello schermo del gioco. Figo. Aspetto metallico. Vediamo. Ma che bello, con le ombre anche. Figo. Figo, figo. Su Dreams Nintendo ha fatto cancellare tutti i livelli ispirati al suo gioco. Moltissimi erano di mare, è vero. Molto vero. Output. Questa è musica di sottofondo, ok. Però è fissa questa. Potevo mettere piastrella. Ma te l'ho detto che devo fare quello che mi dice lui. All together now.
far suonare la musica dobbiamo fornire al nodo musica di sottofondo, segnale d'ingresso. Ok. Ma non ho capito. Ah, ah! Quindi lui di base non fa un cazzo, bisogna mettere costante. Ok. Ok. I biglietti, biglietti, resta qualcosa di incredibile. Ok, come si cambierà la musica? Vediamo questo vasto repertorio. Si può... Bello! Quindi si può anche modificare lo stile musicale. Tranquillo. Molto figo. Fai come vuoi, però metti la chitarra acustica. Che storia. Terribile però. E del silenzio. Intorno il numero di strumenti che ti piace a te. Ma che bellezza. Però niente, adesso chiudiamo. Ti ho fatto vedere come si fa, ma fai come ti dico io. Questa è la musica che volevamo. Sì. Dipende da me. Oh, dai. Ok. Sì, 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 sì. E dai. Voglio modificare qua. Voglio mettere l'erboso. Ma secondo me il sabbioso lascia poi la... No, non credo. Illuminazione. Altezza del sole. La madonna. 90. Modifico la direzione solare. Aspetto oggetti. Neon. Si può... Sereno. Rumori ambientali? Non ci sono ombre, hai ragione. Ragazzi, ma che bello. Però aspetta, voglio modificare il suono di Vittoria. Non si può. Come non si può? Che palle. Quello volevo fare. Niente. Fatto. Peccato. Sì. Che bello. Difficile perché non sto giocando da portatile, ma... Molto bello. Molto molto bello. Sì, sì, poi dopo gioco te lo fai come vuoi. Peccato però perché era carino anche modificare questo. Sì.
Ok. Io spero che aggiungano la possibilità dell'online. Detto parole mi ha commosso molto, cazzi. L'opinione di Dante è molto importante nel processo creativo. Però non me lo stai dando, è quello il problema. No, fammi vedere i checkpoint, se non sono troppi li facciamo. Sono 20. No, sono sempre 5. Vai. Dato il momento di controllare se hai capito come funzionano i nodi in laboratorio di videogiochi. Va bene. Non riesci a risolvere un problema? Provo a consultare il mio ultimissimo manuale del liceo. Va bene. Grazie Penzotto per i 38 mesi. Come che cacata è? Ah, dici che manca il coso? Ah, non posso muovere. Mi manca lì. Non ho capito, cosa devo fare qua? Non posso muovere il mio personaggio. L'unica cosa che posso modificare... No, posso modificare tutto? No. Questo non posso modificare. Posso modificare questo. Che cos'è? Non posso modificare neanche questo. Ah, è inclinazione, va? La palla si inclina. Ah, ok, manca l'input. Stick destra e sinistra. Ok, 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 ho capito. X dovrebbe essere. No? Ah, stick, scusami. Sono un coglione. Pensavo fosse quello dell'inclinazione. Dal punto di vista di un videogiocatore sarebbe necessario un marketplace online. Dal punto di vista di un game designer solitario, no. Vorresti avere la sicurezza che sei l'unico che può decidere chi vede il prototipo. Oh, ci sta, ma il fatto che ci sia il coso online non significa che io sono obbligato poi a metterlo. C'è, è una cosa in più, così io giocatore posso scaricare. Decisioni calcolate. Quello se ne va dalla parte opposta, quindi noi dobbiamo dirgli... Allora, c'è il calcolatore. Risultato del calcolo 3000. E se io invece faccio meno 1000, va dalla parte opposta, in teoria, vediamo. Contatore e conteggi. Ok. Aspetta, fammelo provare prima. Sì. No, io muovo l'ometto. È morto. Niente. Io muovo l'omino. E che cazzo me ne frega ma di muover l'omino? Ok. Ah, ok, devo collegare i numeri. Ok, se sono uguali a 0, questo devo farlo partire. Perché non sta funzionando? Allora, oggetti. Il conto c'era. Quando è 0, uguale, allora, questo parte da 0, no, non deve essere uguale, non deve essere uguale, aspetta, quando questo è, questo deve diventare meno 5, non lo posso modificare. Allora, questo qui... Cosa cazzo posso... Ma dimmi cosa posso modificare, che magari ci capiamo prima, no? No. Questo, no? Questo, no. Questo, no? Quindi? Ci sono le nuvolette. Quali nuvolette? Questo?
No, 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 non posso modificarlo. Ma non sto mica capendo. Vuoi modificare quelli col fumetto? Questi qui? No, non è vero. Ci ho provato, non è vero. Ah, ok, posso modificare il ca... Ah, ok, conto crescente. Potevo modificare il collegamento e basta. Perché va molto nello specifico sulle cose da modificare, ho capito. Paragoni. Ok. Non posso muovere il pupino. Quindi va messo qua. Posso modificare solo questo. 1 è uguale... Posso modificare l'output? Non posso modificare il cavo. No. 1 è minore? Se sì, fai 1. Ok, ok, ok. Facile. Galateo del teletrasporto. Non funziona. Ok. Oggetto teletrasportare. E no. Persona. Ecco qua. Facile. Facile, facile, facile. Ok. Ok. Non avevo capito la cosa della vignetta. Va bene. Io direi di fermarmi qui. Ce ne sono parecchie, eh? Ma mi è piaciuto proprio tanto. Continuiamo magari domani. Domani recuperiamo Devolver alle 5. Se abbiamo del tempo libero facciamo un po' di programmazione. Vi va? A me sta piacendo parecchio. Nuova serie mattutina? No, anche perché non credo che durerà così tanto. Dovrei avere qualcos'altro per le mattine. Un po' di titoli dovrei averceli. Non mi ricordo quali. Però avevo un po' di roba in cantieri. In cantierie. Però in questo momento ovviamente non mi viene nulla in mente. Di che cazzo avevo in mente? Ah, Summertime Madness dobbiamo iniziare lunedì. Summertime Madness. Allora, aspetta un attimo, che vi dico un'ultimissima cosa, poi vi lascio andare. Una cosa. Ok, sì, una cosa che vi posso dire. Ok. Sì, ci saranno i drop per Ubisoft stasera. Se seguite il mio canale avrete i drop di Ubisoft. Ok? Ciao Lino! Io vi raido Turbo Tecno e diciamo facci sognare che sei fenomenale. E noi ci vediamo stasera alle 7. Ci vediamo per le 6:30. Ciao belli!